della sapienza. Quale uomo può conoscere il volere di Dio? Chi può immaginare che cosa vuole il Signore? I ragionamenti dei mortali sono timidi e incerte le nostre riflessioni, perché un corpo corruttibile appesantisce l'anima e la tenda d'argilla opprime una mente piena di preoccupazioni. A stento immaginiamo le cose della terra, scopriamo con fatica quella portata di mano. Ma chi ha investigato le cose del cielo? Chi avrebbe conosciuto il tuo volere se tu non gli avessi dato la sapienza e dall'alto non gli avessi inviato il tuo Santo Spirito? Così vennero raddrizzati i sentieri di chi è sulla terra. Gli uomini furono istruiti in ciò che ti è gradito e furono salvati per mezzo della sapienza. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Tu fai ritornare l'uomo in polvere quando dici: ritornate, figli dell'uomo. 1000 anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte. Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Tu li sommergi, sono come un sogno al mattino, come l'erba che germoglia. Al mattino fiorisce e germoglia, alla sera è facciata e secca. Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. Ritorna, Signore, fino a quando? Abbi pietà dei tuoi servi. Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Saziaci al mattino con il tuo amore, esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Sia su di noi la dolcezza del Signore, nostro Dio. E rendi salda per noi l'opera delle nostre mani. L'opera delle nostre mani rendi salda. Signore, sei stato per noi il rifugio di generazione in generazione. Dalla lettera di San Paolo Apostolo a Filemone. Carissimo, ti esorto, io, Paolo, così come sono, vecchio e ora anche prigioniero di Cristo Gesù. Ti prego per Onesimo, figlio mio, che ho generato nelle catene. Te lo rimando, lui che mi sta tanto a cuore. Avrei voluto tenerlo con me perché mi assistesse al posto tuo, ora che sono in catene per il Vangelo, ma non ho voluto fare nulla senza il tuo potere, perché il bene che fai non sia forzato ma volontario. Per questo, forse, è stato separato da te per un momento, perché tu lo riavessi per sempre. Non più però come schiavo, ma molto più che schiavo, come fratello carissimo, in primo luogo per me, ma ancora più per te, sia come uomo, sia come fratello del Signore. Se dunque tu mi consideri amico, accoglilo come se sei, come me stesso. Parola di Dio. Grazie a Dio.
stendere il tuo volto sul tuo servo e insegnami i tuoi decreti. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo una folla numerosa andava con Gesù, egli si voltò e disse loro: se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me non può essere mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa che a vedere se ha i mezzi per portarla a termine, per evitare che si getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro? Tutti coloro che vedono cominciano a deriderlo dicendo: costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro. Oppure, quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se può affrontare con 10.000 uomini chi gli viene incontro con 20.000? Se no, mentre l'altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace. Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo. Parola del Signore. Vogliamo lodare, ringraziare, benedire il Signore per l'opportunità che ci ha offerto in questi giorni di stare insieme a Lui. Chi è il discepolo del Signore? Gesù ci viene detto, scese dal monte dopo aver pregato e sceglie i 12 perché stessero con Lui.
il discepolo è colui che deve stare con il Signore, deve cioè sostare con Lui, deve rimanere con il Signore. E Gesù ci dice: chi non può essere suo discepolo? Lui sceglie i discepoli. E attenzione, voi pensate che Gesù, quando ha fatto la scelta dei discepoli, ha fatto una scelta oculata? Ci dice il Vangelo che Gesù stette tutta la notte a pregare, a parlare col Padre. Poi sceglie questi 12. E chi sono questi 12? Pietro, e lo rinnega. Ma non una volta, 3 volte. Il primo. E poi Andrea, suo fratello, significa che è lo stesso più o meno, infatti poi scappa pure lui, e poi Giacomo, Giovanni più piccolino, la mascotte che forse era distratto da altre cose, ogni tanto anzi aveva pure lui manie di grandezza. Signore, abbiamo visto uno che scacciava i demoni nel tuo nome, non era un discepolo, quindi gliel'abbiamo impedito. E Gesù gli dice: Giovanni, stai tranquillo, non dire niente, fagli fare, perché se lo fa nel mio nome, anche lui può essere discepolo. Non è che i discepoli del Signore sono un club ristretto di amici intimi, e questi Gesù li vuole, gli altri li rimanda a Dio. Poi c'erano anche un po' quelli che Gesù si portava sempre dappresso, Pietro, Giacomo e Giovanni, e che sicuramente erano quelli che avrebbero dovuto stargli più vicino, e invece sono stati quelli che chi dormiva da un lato, chi dormiva dall'altro, chi era preso dall'angoscia, e chi un po' depressi, questi discepoli che Gesù sceglie. Ma Gesù ha fatto una scelta oculata, attenta. Tommaso che non ci crede, e Giuda l'ultimo che poi lo tradì, persino un traditore sceglie Gesù. Chi può essere discepolo del Signore se non chi ha scelto il Signore? Il Signore sceglie i suoi discepoli, e li sceglie perché stessero con Lui. Gesù ci sceglie perché noi possiamo stare con Lui. In questo momento noi stiamo con il Signore, ma non perché lo abbiamo scelto noi. Gesù è chiaro nel Vangelo di Giovanni, lo dice: non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Noi potremmo dire: vabbè, però se noi non fossimo voluti essere qua, a quest'ora potevamo essere altrove. No, noi abbiamo sentito questa chiamata da parte di Dio e abbiamo risposto. E allora siamo di quelli che stanno con il Signore, siamo quei discepoli che Gesù Maestro vuole istruire, vuole farci comprendere qual è la sua volontà. Passiamo però a vedere chi non può essere discepolo del Signore. Chi ama il padre, la madre, la moglie, il marito, il fratello, la sorella, i figli, più di me, non può essere mio discepolo, dice il Signore. Attenzione, l'amore che Gesù esige da noi è un amore esclusivo, è un amore che va al di sopra di quelle che sono le realtà anche più care a noi. Perché Gesù ci dice questo? Noi dobbiamo amare Dio al di sopra di ogni cosa. Dobbiamo amare il Signore e dare il giusto valore alle cose. Ma il papà, la mamma è il dono più bello che il Signore ci ha fatto. Appunto, è il dono più bello che Dio ti ha fatto. Il marito e la moglie, quando arrivano davanti all'altare, io ti accolgo perché tu sei il dono di Dio. Io ti accolgo perché Dio mi ha messo te accanto. Ma proprio perché sei dono, io ti accolgo e tu sei mio dono che ho ricevuto da Dio, al quale deve andare la nostra adorazione. Il primo deve essere il Signore. Gesù al primo posto,
altrimenti non possiamo essere discepoli del Signore. Ma ancora, Gesù ci dice chi non può essere suo discepolo, chi non prende la sua croce non può essere discepolo del Signore. Chi non abbraccia la croce, la persecuzione a motivo di Gesù, l'essere perseguitato a motivo di Gesù, non può essere discepolo. Chi non fa la mia volontà non può essere mio discepolo. Alla fine l'unico che rimane fedele vicino alla madre ai piedi della croce è il discepolo amato, che noi non sappiamo come si chiami, non ci viene detto questo nome. Noi lo sappiamo dalla tradizione che è Giovanni, il discepolo amato da Gesù, colui che aveva capito l'amore, e Gesù, e proprio per questo lo prendeva come modello. Ma ciascuno di noi deve rimanere con Gesù, deve abbracciare Gesù e Gesù crocifisso, deve abbracciare Cristo con la sua croce. E attenzione, noi solo quando accogliamo, abbracciamo la volontà di Dio, che a volte è sofferenza, a volte è dolore, a volte è tribolazione, proprio lì dimostriamo di essere discepoli del Signore. Altrimenti non siamo discepoli del Signore. È bello quando diciamo lode, 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 tutto ti va bene, è bello lodare il Signore, ma prova a iniziare a lodare il Signore quando sin dal mattino le cose iniziano ad andare storte, sin da quando domani mattina dovrai combattere con tutte quelle persone che hanno la loro guerra nella mente e vengono ad inquietarti, e lì tu devi dimostrare di essere l'amato di Dio e colui che ama in Gesù. Quant'è difficile, quant'è veramente duro essere discepolo del Signore. Chi fa la mia volontà è il mio discepolo, lo dice così Gesù. E chi conosce la volontà del Signore? Chi di voi conosce la volontà del Signore? Qual è la volontà di Dio? Qual è il suo divino volere? C'è una volontà che è chiara, la volontà del Padre è che tutti conoscano Gesù, facciano l'esperienza di Gesù e divengano figli del Figlio suo, e quindi si accolgano come fratelli. Questa è una volontà chiara. Ma c'è una volontà divina che si realizza giorno per giorno, momento per momento, istante per istante, per i devoti, di quelli che sono i servi del divino volere, della divina volontà, ci sono dei sussidi anche molto belli, quelli che ci permettono di entrare nella volontà di Dio. È un piccolo libretto che si trova a stare con Gesù nell'ora della passione, quando dice al Padre: Padre, non la mia ma la tua volontà sia fatta. Poco fa abbiamo parlato di quelli che devono essere i desideri, le nostre volontà. A volte noi le mettiamo per iscritto, anche le ultime volontà, invece di aspettare alle cose ultime, pensiamo alle cose di oggi, pensiamo alle cose che dobbiamo fare oggi, non quello che devono fare gli altri quando noi non ci saremo più. La vera volontà è entrare nella comunione con Dio e sapere quello che Dio pensa, quello che Dio vuole, e farlo. E quanto è difficile, porta per noi sudore, sudore di sangue, questo sangue che si addensa, che fuoriesce da ciascuno di noi e diventa veramente l'offerta di ciascuno di noi, uniti a Gesù che soffre, che ha questa agonia, questa battaglia, ma che poi accetta la volontà di Dio, la volontà del Padre. A volte vorremmo scappare anche noi. Se siete stati attenti, la seconda lettura, sono poche righe, che San Paolo scrive a un grande cristiano di nome Filemone, faceva parte della chiesa di Colossi, e anche suo figlio, che poi diviene vescovo di Laodicea di Frigia,
hanno una grande delusione. Passa San Paolo, predica, e nella casa di questo uomo, Filemone, c'era anche un servitore, uno schiavo. E sapete cosa fa questo schiavo? Scappa e va a trovare San Paolo. E San Paolo invece dice: tu non devi scappare, ma io non mi trovo bene in quella comunità. Tu non devi scappare, devi tornare indietro, devi andare dove Dio ti ha messo. Tante volte noi vorremmo scappare destra a manca, dove nessuno ci conosce, così non ci sono i pregiudizi e no, abbiamo una cattiva fama. Ah, tu sei il famoso o famigerato, e dico nel tuo nome. E San Paolo invece rimanda questo Onesimo, questo schiavo, che gli dice: io te lo rimando, potevo tenerlo con me. In effetti ci sono tante persone che noi forse vorremmo tenere con noi, ma invece è giusto rimandare al suo posto, ciascuno al proprio posto. Risistemare tutto, non fare quello che desideriamo noi. Poteva essere uno schiavo utile, pensate, due braccia che potrebbero darci una mano di aiuto. Chi di noi vorrebbe un attendente, non so, un maggiordomo, bravo, un lavapiatti, un lavapavimenti, un giardiniere, un a gratis? Gli date semplicemente da mangiare e da bere, neanche molto, perché sennò poi diventa... e non lo dovete pagare. Chi è che lo vorrebbe? Non di quello, solo tu però. Tu pure. Pure ci c'è andato, mi sa che non è, diciamo, 12 anni. A 12 anni c'è anche del maggiordomo. C'è la bella donna lì, che è la mamma, che fa lì. Nessun altro? Un'altra, Tiziana, brava. Benissimo. La mamma, via, chi è che vuole? Niente, tu no. Bene, ritorniamo a noi. San Paolo dice: ecco, io potrei tenere per me questo uomo, questo servitore, che tra l'altro vuole rimanere con me. E io invece te lo rimando indietro. E sai perché? Perché così non faccio né quello che voglio io, non faccio neanche quello che vuole lui, e non faccio neanche quello che vorresti fare tu, perché appena torna tu vorresti fargli la festa, nel senso che vorresti bastonarlo. E tu perché scappi? Che figura mi fai fare? Perché scappi? Cosa desideri? Cosa ti ho fatto mancare? Io te lo rimando perché si compia la volontà di Dio, perché tu lo accolga non più come schiavo, non come un servitore, e che tu accolga le persone che c'erano prima nella tua vita, uscendo da qui, questo ti vuole dire il Signore, non come li trattavi prima, ma come fratello in Gesù, come figlio. Questo che per me è un figlio, io te lo rimando perché tu lo accolga come figlio. È così che dovremmo amarci tra di noi. Allora questo è il vero discepolo. Il discepolo è colui che accoglie l'altro come fratello. È vero, a volte nella famiglia, quando arriva il fratellino più piccolo, non lo voglio, lo metto nel forno, lo metto nella lavatrice, lo butto dal balcone, perché si pensa di perdere l'esclusiva. Ma qui l'unica esclusiva la può avere il Signore, solo a Lui dobbiamo attendere. E il Signore ci parla chiaramente. Noi dobbiamo essere capaci di portare il nostro impegno dall'inizio alla fine. Noi dobbiamo completare l'opera. Ogni tanto, passando in alcune zone della nostra amata terra, ma non vi preoccupate, perché in ogni dove ci sono, in ogni luogo esistono queste opere grandi incompiute, e tu vedi che ci sono persone che iniziano: facciamo un pilastro, facciamo una trave, mettiamo due solette e poi se ne parla. E non è così, è vero che non è così, zio Peppino,
il capomastro, l'archimaestro della nostra fraternità. Non si può, hai fatto una bella struttura, i suoi tempi, e poi il Signore te l'ha fatta completare. Vedi che il Signore ti dà, che te l'ha fatta completare. Perché non ti dovrebbe ancora vederla lì buttata all'acqua e al vento. Il Signore invece poi chiama, dopo quanto? 20 anni, 25, 20 anni, ti ha chiamato e dice no, l'opera si porta a compimento. Perché il discepolo è colui che deve iniziare e deve completare l'opera. Dio porti a compimento l'opera che ha iniziato in te. Dio vuole completarla l'opera. Non vuole essere approssimativo, è il discepolo del Signore, non può essere approssimativo. Tu non puoi dire, vabbè, iniziamo e poi ti volgi indietro. Gesù dice, chi prende in mano l'aratro e si volge indietro e ti dice, ma io ho fatto questo, ma io ho fatto quest'altro, e questo l'ho fatto io, e questo guai se non ci fossi stato io, se non il Signore, come avrebbe fatto se non ci fossi stato io? Che avrebbe fatto forse più e meglio. Invece il Signore ti dice, io ti rendo compartecipe della mia opera. Vuoi aiutarmi? Io che potrei fare tutto senza bisogno di te, scelgo te per fare tutto. Vuoi aiutarmi? E allora Gesù usa anche quella similitudine della torre. Chi di voi, se vuole costruire, vuole fare un qualcosa di bello, non si mette a calcolare anche le spese. Questo lo posso fare, questo non lo posso fare, e qui bene mi adeguo, e qui cerco di realizzare in questo modo. Quando io ho tutte le risorse inizio, anche perché devo calcolare le probabilità e gli imprevisti, devo calcolare tutte quelle che sono le situazioni contingenti, e devo partire, perché se inizio con la grazia di Dio porto a compimento. Dio porterà a compimento la sua opera in me e attraverso di me. Altrimenti vieni deriso. Le persone diranno, ma che uomo è? Ma che donna è? Come quelle persone che si sposano e poi se ne ritornano nuovamente a casa dei genitori. O sono inconcludenti. No, quella è la tua croce. Croce e delizia. Dice, ma giusto a me questa croce doveva arrivare. Questo il Signore ti sta donando perché il matrimonio sia nuova via di santificazione, a volte di martirio. Anche la comunità, ma giusto questa comunità sgangherata, la parrocchia più povera, la più disastrata, quella. Lì il Signore ti ha seminato, lì il Signore vuole che tu possa fiorire, germogliare, portare frutto. O quale re, dice Gesù, che dovesse andare in guerra e si accorge che non ce la può fare contro un'impresa più forte di lui, non si mette d'accordo con l'altro re e gli manda messaggeri per la pace? Noi non dovremmo mai fare la guerra. Ma se proprio vogliamo fare la guerra, dobbiamo sapere che dobbiamo essere vincenti, altrimenti quella guerra non la dobbiamo iniziare, altrimenti siamo stupidi. Mi sto offendendo? No, che siete intelligenti. Se c'è una persona più possente di noi, una persona che sappiamo di per certo, con la quale avremmo la peggio, ma come fai a dichiarargli guerra? Però se tu sei vincitore in Cristo Gesù, talune situazioni tu le affronti con la potenza di Dio, con la grazia di Dio. E quando tu metti in atto la potenza, la dunamis che passa dal sangue di Gesù, dal suo sacrificio, dalla sua adesione alla volontà del Padre, quando tu nel nome di Gesù affronti anche il maligno, sai di essere già vincitore. Perché? Perché Gesù vi ha già vinto. Allora il Signore ci invita ad essere intelligenti, a comprendere qual è la sua volontà, ad accoglierla e soprattutto ad accoglierci tra di noi come fratelli, come discepoli del Signore.
Ogni tanto, parlando con qualcuno di voi, abbiamo riflettuto, come anche con Gesù, quante delusioni avrà avuto Gesù sentendo certe discussioni dei suoi discepoli. Pensate che non abbia avuto delusioni Gesù. E quante delusioni diamo noi a Gesù. Se siete stati attenti, qualche domenica fa c'era quell'espressione che diceva: io vi dico che dirà loro, andate via, non vi conosco. Quanti discepoli del Signore compiono ciò che non è gradito al Signore? Andate via, non vi conosco. Ma ci sono quelli che fanno la volontà di Dio. E a questo ci chiama il Signore, a compiere la sua volontà, il divino volere. Allora, cosa permette a ciascuno di noi di sapere qual è la volontà di Dio? Chi di voi pensa di sapere qual è la volontà di Dio? La volontà di Dio noi la possiamo sapere se ci mettiamo in ascolto della voce dello Spirito, se ci mettiamo in attesa dello Spirito e se permettiamo allo Spirito di Dio non solo di illuminarci, ma di parlare al nostro cuore. E quanto il Signore ci ha detto, disse il popolo, noi lo faremo, poi lo comprenderemo. Tante cose noi le dobbiamo fare, anche quando non le comprendiamo, perché quando le avremo comprese sarà troppo tardi. Noi dobbiamo fare quello che il Signore ci dice, e tra quanto il Signore ci dice e quanto vorremmo fare noi, dobbiamo scegliere quanto il Signore ci dice. Così Maria, la madre di Gesù, all'annuncio dell'angelo Gabriele, avvenga di me quanto hai detto. Maria non capì, cercò di farsi spiegare, ma non è che capì. Pensate che Maria ha capito: su di te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Non è che aveva studiato la teologia, Maria non lo capì, però disse sì al Signore. E Elisabetta la salverà: beata, tu hai creduto al compimento della parola di Dio, della volontà di Dio in te. Allora noi saremo felici quando la volontà di Dio, quando la parola di Dio diventerà concreta nella nostra vita. Questo è il discepolo del Signore, è colui che accoglie la parola del Maestro, è colui che non controbatte al Maestro. Discepolo, discente, è colui che si mette ai piedi del docente, di colui che dà la didache, il nuovo insegnamento, un nuovo insegnamento. E quando eravate piccolini, non so, e concludo con questo pensiero, quando la vostra maestra vi ha detto che 2 più 2 fa 4, ma non è che avete detto: perché deve fare 4? Ci abbiamo creduto, poi l'abbiamo maturato. Vedete, alcune cose noi le abbiamo prese per buone quando ce le hanno dette, e poi abbiamo compreso che veramente erano buone, erano in quel modo. C'erano tante cose che noi non ci capacitavamo, però sono in quel modo e le abbiamo accolte. Probabilmente abbiamo visto alcune cose che ci hanno detto e che sono l'esatto contrario di quella che è la verità. Noi tante volte vediamo alcune cose che sono l'esatto contrario. Vi faccio un esempio. Che cos'è che gira? Cos'è che si muove? La terra attorno al sole o il sole attorno alla terra? Il sole è fermo lì, gira pure lui, vabbè. Il sole è fermo lì e la terra gira. È così o no? Sicuro? La terra gira, sì o no? Attorno al sole, gira attorno a se stessa? Sì, eppure noi vediamo sempre il sole che si muove e la terra per noi sta ferma. Ce l'hanno spiegato tante volte, no? Sì o no? Che cosa è più facile dire per la persona che non conosce la scienza, i misteri della scienza? Cos'è più facile dire? Che si muove il sole? Invece noi sappiamo che c'è qualcosa di più. Ecco perché dobbiamo metterci con grande umiltà, questo deve fare il discepolo, alla scuola di Gesù Maestro e ascoltare Lui,
che è il vero maestro. Concludo con un'espressione che il Santo Padre, il Beato Paolo VI, soleva dire, che scrisse in un meraviglioso documento, la Evangelii Nuntiandi, dove diceva così: vedete, il mondo oggi non vuole più ascoltare nessuno. Ci sono tanti maestri che dicono tante cose, anche voi che siete stancati, sentite caldo, pure io sento un po' caldo e sono un po' più vestito di voi. Vi abbiate pazienza pure voi, grazie. Però, diceva Paolo VI, il mondo oggi ascolta i testimoni, ha bisogno di testimoni. Oggi la Chiesa, 4 settembre 2016, ha proclamato, Sua Santità Papa Francesco, ha proclamato santa, ha elevato agli onori degli altari chi? Madre Teresa, il cui grande insegnamento qual era? L'amore per i poveri, la sua testimonianza di amore per i poveri. Una donna che faceva parte di una congregazione religiosa che insegnava, la dico così com'è, insegnava alla gente per bene, ai ricchi e ai nobili. E quando lei capì che doveva invece fare quello che Dio gli diceva, comprese che voleva andare a compiere la sua missione istruendo i poveri, prendendosi cura dei poveri. Sapete cosa è successo? Che i suoi superiori gli hanno detto: te ne vuoi andare, vattene. Con i vestiti che aveva addosso l'hanno mandata. E lei ha iniziato da zero. Il vero discepolo è colui che sta iniziando ogni volta sempre da zero, ogni giorno. Il proprio matrimonio ogni giorno deve dire sì, come l'ha detto il primo giorno. Il sacerdote ogni giorno deve dire sì, come l'ha detto quel giorno dell'ordinazione. Ciascuno di noi deve dire il proprio sì alla volontà di Dio, anche quando non la comprende. Farla, realizzarla, compierla, e poi forse comprenderla. E quando la comprenderemo appieno, saremo beati, saremo felici, perché abbiamo creduto all'adempimento della parola di Dio in noi. Questo è l'augurio più bello che faccio al termine di questo ritiro, questo convegno, che ciascuno di noi possa entrare nel mistero della volontà di Dio che ha per ciascuno di noi e nel sagrario del nostro cuore ascoltare la sua voce e fare quanto Egli ci dice. Auguri.